c'è sta un comitato di quartiere di San Lorenzo che si occupa, però è un'associazione come quella che vogliamo fare noi, perché noi la stiamo facendo adesso, questa settimana dovremmo farla, dovremmo realizzarla. Poi vediamo un attimo che succede, perché vogliamo adottare il parco. Ho fatto 5 km a piedi e tre uffici che prendo un modulo così per scrivere una cavolata sopra, ok? Per adottare il parco. Se lo adottiamo, allora a un certo punto facciamo una colletta comune, perché ci stanno quelli dei cani, che il nocciolo duro è quello dei cani, perché questi sono tutti sanlorenzini, Vabbè, perché certo. questi vengono con i cani, questi piove, nevica, stanno sempre qua. Basket quando piove non ci vengono, cioè quando è brutto tempo non ci vengono, invece loro stanno sempre qua. Poi sono diversi, poi mi sembra l'unica area cani che ci sta qua in zona, non ci stanno altre aree cani. Perché c'è il parco dei caduti, che quello non c'è a rega. Perché comunque sono 15 anni che la Movida ha distrutto questo quartiere, siamo sommersi dall'immondizia, la presenza dei giovani, degli studenti invece di aver arricchito il quartiere, la notte lo degrada. C'è una presenza enorme di ragazzi che la notte distruggono di tutto, perché è la quantità, non è la volontà distruttiva. Quindi lo stanno consumando questo quartiere. La demolizione è sicuramente meglio che tenerlo così. Il massimo sarebbe stato veramente il recupero, cosa che però non avviene, solo parole, che tra l'altro hanno bloccato almeno un'iniziativa che avrebbe fatto qualcosa per la via, per la riqualificazione in generale del quartiere e con impatto economico per il municipio zero. Vediamo questa San Lorenzo dove nessuno ancora ha capito cosa ci sta dietro tutto questo. Chi veramente sta facendo un sacco di soldi senza destare sospetto con questo meccanismo. Allora, seguite, li fanno nascere al policlinico, li fanno studiare all'università, poi li rincoglioniscono con i corsi di yoga, li mandano lo psicologo a Via dei Sabelli, quindi gli vendono le droghe in piazzetta, le ammazzano con l'alcolismo a 1,50 e dove li sotterrano? Dove la comprano la bara? I cassaportari sono loro i burattinai del suo quartiere, che stanno a fare un sacco di soldi senza restare così. I cassaportari controllano il ciclo completo, controllano la nascita e la morte, tutta San Lorenzo. Me ne vado da questo San Lorenzo che sta diventando una mezza merda. Poi magari torno, come mi sistemo un attimo quei soldi, sicuramente posso sapere. San Lorenzo, addio, grazie.